A proposito di pesci d'aprile 2014, ce ne sono stati di veramente divertenti. Allora io partirei, visto che siamo di Parma, da una notizia prettamente parmigiana. Infatti sembrava che Iaquinta fosse stato ingaggiato dal Parma. Secondo il sito parmafanzine.it era stato ingaggiato, e quindi questa notizia è stata riportata dai maggiori le maggiori testate sportive del... Che alla fine lui è del tipo del 74, quindi cioè, alla fine 40 anni era un giovane in carriera, dai. Mi sa che ormai è tempo di... Secondo me ha peso i... sì. Da un po', da un pochino, o magari gioca nelle serie più basse, cioè non c'è, si gioca un po' così per piacere. Beh, no? Ma come molti, magari continuano a giocare. Molti, sai cosa fanno? Giocano al calcio quello sulla sabbia. Ah, è vero. Beach soccer del vecchio, tutti quelli. Sì, sì, sì. Poi c'è addirittura Gabriele Maio di StadioTardini.it che ha fatto la domanda a Donadoni e ha detto: adesso che avete preso Iaquinta, avete un certo affollamento in attacco. Lui ha detto: no, invece pensavo che avessimo preso Messi. Vabbè, poi e da lì è un po' caduto tutto. Anche Donadoni ha detto: vabbè, dai, arrivaci che è uno scherzo. Dai, Iaquinta avrà 40 anni, poverino. Insomma, per me il secondo invece poteva essere una notizia vera, perché è stata una cosa veramente stupenda. Infatti, si parla del nuovo stadio dell'Inter, ideato da tale Diego Dead, sì, che ha creato sul sito di web hosting di Alice delle copie dei siti dell'ANSA, della Gazzetta dello Sport e del sito dell'Inter, in cui si annunciava questo lancio, questo nuovo stadio, no? Sì. E quindi ci hanno creduto in tanti, perché aveva creato il progetto dello stadio, che è bellissimo. Il nome è Giacinto Facchetti. Tutto vero. Aveva deciso che lo stadio sarebbe stato a Parabiago, in provincia di Milano, sempre. Sì. Sarebbe spostato sotto scelta personale di Torier, che aveva detto che mi piace questo luogo. Cioè, possiamo farci lo stadio, e ci sono cascati veramente in tanti, perché era veramente fatta bene. Stadio da 70.000 posti, ci poteva stare, sinceramente. Sì, ma perché dovevano trollare così la gente? Ma tanto è un provetto architetto, se è questa qua l'immagine davvero che ha messo, è uno stadio della Madonna, è bellissimo. Ma perché non devono farlo? È bello. Eh sì, è veramente bello. Comunque, forse non c'hanno i soldi. Probabilmente non c'hanno i fondi per farlo. Comunque è stata una bella trollata, si può dire. Sì. E anche c'è anche il selfie, cioè praticamente il selfie di Google. Tramite Gmail tu potevi mandare delle selfie che gli altri utenti potevano usare come sfondo della tua Gmail. Quindi Katy Perry. Katy Perry doveva essere la testimonial di questo nuovo servizio. Certo. Che lei si era fatta la selfie col gatto e doveva essere come sfondo. Il gatto con gli stessi occhi di lei, alla fine. Esatto, due amici uguali. È vero, c'hai ragione. E Google sempre ha fatto un'altra cosa bellissima, che forse è la cosa maggiore, la cosa più figa del mondo. Questa la spiego io, perché è stata una cosa veramente divertente. Sì. Allora, martedì ci hanno visti io e Andrea e gli ho detto: ma l'hai vista la cosa più figa del primo d'aprile? Fa: no, che cosa è successo? Ma l'hai visto Google Maps che cosa ha inventato adesso? Ma perché Google Maps cosa è successo? Ha messo i Pokémon. È vero. Sono 150 Pokémon sparsi per il mondo in cui tu devi cercarli. Sì. E poi c'è il Pokédex e poi li puoi rivedere, puoi leggere le caratteristiche. Quindi tu con Google Maps andavi per il mondo in cerca dei Pokémon. Era bella come idea. Ma secondo me continuerà. Da quel che ho sentito sta continuando. Sta continuando, però non erano i primi 150. Cioè c'erano dei primi 150 e un po' a caso. Si ripetono, tipo Pikachu lo trovi molte volte. Sì. Però vabbè, ci sta come idea, è carina, divertente. Perché 150 Pokémon sparsi per tutto il mondo non li troverai mai, anzi, se non ti arrivano le soluzioni, ecco. Vabbè, secondo me c'è gente che l'ha finito dopo mezz'ora. Era così facile. No, secondo me facevano. Non lo so. Beh, comunque andiamo avanti. Un'altra notizia molto bella è la Ceres ai Lamponi e Zenzero. Bello. Grazie a Dio non l'hanno fatta. È stata una cosa molto positiva che non l'abbiano fatta, però anche la Ceres ci ha provato. Pura alcolica? Pura alcolica, sì sì. Vabbè, andiamo avanti, perché al solo pensiero mi fa un po' schifo. Una cosa terribile invece è la salsa drink. Infatti la salsa australiana Vegemite ha praticamente fatto una sua versione drink. Tu ti bevevi la salsa. Sì, che quello può essere anche vero, cioè, ma che schifo. Su me ormai hanno inventato di tutto, anche quello. Che schifo. E poi c'è addirittura una ditta che produce lenti a contatto, che aveva fatto una finta notizia secondo cui degli scienziati avevano scoperto che la Gioconda di Leonardo da Vinci portava una sua invenzione nascosta, che erano le lenti a contatto. Questa è bella da Dio. Ma questa può essere anche vera. Questa mi piace da Dio, perché in realtà la Gioconda portava le lenti a contatto come prima invenzione di Leonardo da Vinci. Sì, però tipo erano spesse così. Però no, invece io direi che invece la trollata più bella l'ha fatta la Radio DJ, perché l'ha studiata da tempo. La Radio DJ l'ha studiata da tempo, infatti ha finto di cercare un nuovo logo per la radio, perché era credibile come cosa. Sì, però se uno guardava le immagini, adesso noi abbiamo messo uno di quelli più belli, ma tra i loghi proposti da loro c'era il logo di Play Radio, c'erano i loghi di altre radio con solo Radio DJ sopra, il logo di Odeon TV con scritto DJ anziché Odeon. Cioè, però la gente ci ha creduto. E molti ci hanno creduto, devo dire. Poi molti, secondo me, gliel'hanno anche mandato. Sì, 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 molti gli hanno mandato su Twitter, hanno le loro proposte. Quella che stiamo guardando è una delle proposte
degli utenti. Infatti mi ricordo tipo Linus che aveva detto fa, ma perché non ho mai parlato in radio? Cioè, esatto. Un motivo c'era forse. È perché pensavo che ci cascassero tutti. E tra l'altro questa idea è venuta perché si sono ispirati al logo di, che non abbiamo, il logo di Radio 101, che l'ha rifatto uguale a DJ. Ah. E allora secondo me ha detto adesso allora facciamo lo scherzo, fingiamo di fare un logo uguale anche noi alle altre cose. Però a me è piaciuta, è stata sì, una cosa di stile molto bella. E poi ha scelto quello con sei il piede, con sei dita. È vero, è vero. Fa, ma scusa, ma non vi siete accorti che c'era sei dita? Cioè è la prima cosa, su. Vabbè, dai. Vabbè. Poi c'è anche Kim Jong-un, uno dei nostri protagonisti di sempre, cioè il presidente della Corea del Nord. Beh, vincitore supremo di del mondo. Che aveva dichiarato guerra agli One Direction. Infatti, per contrastare la sua tournée, aveva fatto delle iniziative per tentare di fermarli. Ecco, questa è una cosa molto divertente. Beh, dai, ci sta, ci sta. E per tentare di farli pettinare come lui, se non mi sbaglio anche. Ti immagini One Direction tutti pettinati come lui? Bello, eh? Secondo me tanto spacca lo stesso. La cosa più figa che io vorrei anche adesso è un'altra iniziativa di Google, credo. Era l'Auto Awesome Photobomb di Google Plus. Cioè, praticamente compariva David Hasselhoff in ogni foto che sì, ti postavi. Era bellissimo. Tu mettevi la foto e poi usavi un'applicazione che ti faceva comparire sì, David Hasselhoff di fianco. Era bella come ma io cosa. Non capisco perché non l'ha fatta seriamente. Cioè che bello. Cioè, poi lui secondo me ci stava da Dio su queste cose qua. Sì, ci sarebbe stato secondo sì, me. Sì, sì, sì. Un'altra cosa era la Nokia che aveva finto, non so se è proprio pubblicizzato dalla Nokia o solo da un sito che fingeva di essere la Nokia. Quello non lo so neanch'io. So solo che aveva messo il restyling del 3310. Infatti era un 3310 con anziché la tastiera il display molto più allungato e la telecamera da 41 megapixel come Lumia 1020. È identico. È molto bello. Però qua c'aveva molti, infatti tutti hanno detto che hanno capito che era falso perché c'erano molti colori. In realtà sì, era soltanto blu l'originale. Vabbè, ma potevi cambiare le cover. Ma sì, sto scherzando. E poi dopo c'era un guanto dell'HTC e della Samsung. Infatti tutte e due queste aziende hanno fatto lo stesso scherzo senza essere d'accordo. Sì. Tutte e due hanno promosso questo guanto olografico che praticamente dava questa impressione di nuovo telefono. Uno si interfacciava col telefono dell'HTC, l'altro invece era proprio un telefono a sé stante. Cioè tu alzando la cornetta parlavi nel mignolo oppure vedevi il display nella mano. Che secondo me prima o poi sarà vera, cioè quindi trollata ma neanche più di tanto. Sì, però dai che tristezza usare il guanto. Parlare così. Non mi piace, non mi piace. No. E poi dopo la Sony in conclusione aveva fatto il Power Food, cioè aveva creato dei cibi e dei dispositivi che potevano ricaricare i propri proprie invenzioni. Beh, una bella invenzione questa. Sì, si capiva che era una... Cioè, dai, si capiva che era finito sì, però. E l'ultimo ma non ultimo, Renzi e la trollata di Radio Padania. Infatti, spiegacela com'è andata. Allora, è successo che a Radio Padania ha detto finalmente Renzi ci appoggia, finalmente Renzi appoggia i nostri referendum che facciamo ogni santo giorno e nessuno ci vuole. Esatto. Allora, questo era il referendum, nello specifico era quello delle case chiuse. Case chiuse, cioè nella propagazione della prostituzione, sì, burocrazia, abolizione della legge Mancino e stop dei concorsi pubblici per gli immigrati. Ma la cosa più divertente è che subito il primo che ci è cascato è stato il segretario, sì, esatto, Matteo Salvini, che ha detto benissimo, ha detto, finalmente, finalmente ci appoggia, bene, Renzi si appoggia al referendum ma senza scambi, lo stanno facendo tanti italiani quindi fallo anche te, ecco. Va bene, vabbè, perché ci hanno creduto davvero, che figuraccia.